Ah sì, era ora. Era ora e ci voleva. Io sono contento. Abbiamo vinto, la Juventus ha vinto. E tutte le volte che la Juve vince io sono contento. Penso di aver già espresso abbastanza pareri sul tifo per gli altri quando tifi la Juve per il momento di difficoltà. No, stasera era importante vincere. Stasera era assolutamente importante vincere. E basta dare un'occhiata alla classifica per capire quanto è importante sta vittoria. E se volete guardarla sta classifica, se volete sentire le parole di tutti i protagonisti, c'è OneFootball. Il link è qui sotto in descrizione. Andatevi a scaricare l'applicazione perché ce ne saranno di chiacchiere da fare, una marea di chiacchiere da fare. E quindi scaricatelo, è gratis. E domani noi ci vediamo con le pagelle qui su YouTube e domani pomeriggio alle 18, dalle 18 alle 21 con un live speciale su Twitch. Non vi dico niente, non vi anticipo niente, tenetevi liberi quelle 3 ore lì. Tanto c'è da parlare di tante cose anche qua e cerchiamo di farle al volo. Voglio dire subito un paio di robe. Questa partita mi ha ricordato terribilmente la finale di Supercoppa italiana, dove la Juventus vince, sì, ma non è che va a dominare la gara. La finale di Supercoppa poteva benissimo concludersi ai calci di rigore, poteva finire in parità, potevamo perdere esattamente stasera. Fine primo tempo finisce 1-0 con una buona Juve, secondo me un buon primo tempo della Juve, niente di spettacolare, dove comunque l'1-0 è un risultato strano, perché poteva benissimo essere 0-0, 1-1, 1-0 per loro, 2-2, 2-0 per noi, una marea di occasioni. Solito discorso VAR. Io ormai mi sono stancato. Gli arbitri devono andarli a vedere sempre, secondo me. Poi decideranno loro, ma quello che arbitra la deve andare a vedere, se no è inutile avvalersi della tecnologia, è inutile avere la tecnologia a disposizione se poi non viene sfruttata. Un rigore per parte nel primo tempo clamoroso, non fischiato da nessuna parte, secondo me rovini il divertimento del calcio. Io sono contento di stasera, non abbiamo fatto, ripeto, la prestazione più bella del mondo. Abbiamo però giocato da squadra, siamo stati squadra e abbiamo anche rischiato di perdere, ma sempre da squadra. Non chiedo tanto, chiedo questo, chiedo la voglia, la grinta, vedere dei calciatori che vogliono fare risultato perché indossano la maglia della Juve e pensare che la Juventus non vada in Champions League è follia. Attenzione, ora c'è una boccata d'ossigeno perché ci portiamo a meno uno dal secondo posto. Primo posto è là in alto dell'Inter e loro, chi se ne frega, so che era 2-1 per l'Inter, non so se poi hanno pareggiato, non me ne frega neanche niente, non voglio guardare l'Inter, come non voglio guardare il Milan, come non voglio guardare l'Atalanta, come non voglio guardare il Napoli, la Lazio, la Roma e tutte le altre. Io voglio che da qui a fine stagione si guardi la Juventus e si giochi, no, non dico da Juventus, dico che si giochi da squadra di calcio, che giochi per l'allenatore, per i compagni, per se stessi. Perché si indossa la maglia della Juve. Poi si può sbagliare, si può perdere. Non me ne frega niente, non mi sono mai arrabbiato per una sconfitta. Se è arrivata, giocate in un certo modo. E non inizierò certo oggi. Nel calcio, nello sport, si può perdere. L'ho detto tante volte, l'ho detto anche stasera. Forse quest'anno ritorna lo sport. Perché è follia vedere una squadra che vince per 9 anni. È più facile una squadra che vince un anno sì, un anno no, un anno sì, un anno no. Quest'anno torniamo a vedere il concetto di sport. Cioè che vincono e perdono, si vince e si perde. Noi non siamo più abituati a perdere, dobbiamo riabituarci, ma perdere fino a un certo punto. Questa Juve non può essere una squadra da quarto, quinto, sesto posto in Serie A. Mi dispiace. E sapete bene come la penso. Credo che Pirlo in questo momento abbia tante responsabilità per la classifica, i giocatori abbiano tante responsabilità per la classifica, ma se ne deve e se ne può e se ne deve venire fuori per concludere al meglio la stagione. E puoi pensarci, io non sono per una conferma di Pirlo, non sono per un esonero di Pirlo, sono per concludere la stagione, vedere come si è messi e capire se lo spogliatoio segue ancora l'allenatore, se la dirigenza segue ancora l'allenatore. Senza la fiducia di una di queste componenti è inutile continuare, con la fiducia di queste componenti bisogna andare avanti. Io non credo di avere il potere di dirvi se è giusto o sbagliato, posso darvi la mia opinione. Probabilmente Pirlo non è pronto, per la Juventus non è pronto per questi livelli, può diventarlo. A patto che si metta nella testa che ha delle responsabilità. Perché io tante volte sento anche Moggi per dire, ho sentito dire che non ha delle responsabilità. Pirlo le ha e ieri le ha ammesse in conferenza stampa, una delle prime volte che ammette le sue colpe in conferenza stampa. Stasera la risolve Paulo Dybala. Ho esultato come un bimbo, mi sono commosso al gol di Dybala, nonostante la polemica che c'è stata su Dybala, lo sapete, la mia posizione su Paulo Dybala. Più di una volta però vi ho detto che ero arrabbiato con tutti e tre, ma ero deluso da Paulo Dybala. E quando è che sei deluso da una persona in particolare? Perché si dice delusioni d'amore? Perché io di Paulo Dybala sono innamorato, tremendamente. Sono veramente un fan di Paulo Dybala, nonostante non abbia mai considerato all'altezza dei più grandi, dei attaccanti del calcio,
Non penso che Dybala sia mai stato veramente al top del calcio. Ci si è avvicinato e basta. Non penso nemmeno che ci possa arrivare a quei livelli di Ronaldo, Messi, quella gente lì. Però Dybala lo ami. Dybala è un patrimonio della Juventus e del calcio italiano. E sono uno di quelli che, torno a dire ancora una volta, i giocatori forti se li vuole tenere alla Juventus. Io leggo gente che spera che vada via Dybala, spera che vada via Ronaldo, spera che vada via Pirlo. Che spera sempre e basta di cambiare. Io odio quando la soluzione è cambiare, ma poi non mi dai la vera soluzione. Perché dire questo via, questo via, questo via, sì, ok, ma ogni persona che esce va sostituita e va sostituita degnamente, che è un po' l'errore secondo me che c'è stato con Allegri. Non è mai stato trovato un sostituto di quello che si voleva fare con la Juve, perché si è cambiato per dare continuità alla vittoria, per arrivarci in un altro modo, cosa che con Sarri purtroppo l'anno scorso non è arrivata, e per demeriti della dirigenza nella costruzione della squadra e dei giocatori che non sono stati bravi a fare quello che chiedeva Sarri. E di Sarri, che magari si è incaponito, intestardito su alcune idee. Quest'anno stessa cosa. Come ha giocato la Juve stasera? Quali sono state le occasioni da gol principali della Juventus questa sera, in ripartenza? Perché contro il Napoli e contro la Roma hai accettato di giocare in ripartenza. Hai accettato di essere umile, di capire che gli altri possono crearti difficoltà. Ora, io non credo che contro Torino e Benevento la Juve debba giocare di ripartenza. Ma non credo nemmeno che la Juve non possa fare la partita con i giocatori che ha a disposizione, nonostante non abbia Toni Kroos e Modric e Casemiro a centrocampo, o Busquets, Xavi e Iniesta contro Torino e Benevento, Bentancur, Rabiot, Arthur, McKennie, quelli che sono Ramsey, sono dei giocatori che comunque mi devono fare la differenza se giochi nella Juventus. Questa sera non c'è stata la costruzione dal basso, o comunque c'è stata, ma per andare su vie laterali. Si è sfruttato Chiesa da una parte, Cuadrado dall'altra. È stata tanta roba sta partita. È stata tanta roba non perché è stata bella da vedere. È stata tanta roba per il vortice di emozioni, per quello che è stato questo Juventus Napoli. Ce lo porti indietro da ottobre. Da ottobre ci porti indietro questo Juventus Napoli, eh? Da ottobre. E finalmente lo abbiamo sbolognato. Finalmente lo abbiamo vinto. Finalmente ci riportiamo in zona Champions League. Finalmente si torna a fare un cerchio intorno alla Juve. La panchina di Pirlo poteva essere in discussione. Secondo me era in discussione. Ma secondo me la Juventus non è che andava a decidere in base a questa partita. L'ho detto più di una volta, Romeo Agresti ha ragione, non è una partita che ti fa decidere il tuo futuro la Juventus. Sono altri parametri che vi ho già detto prima. Oggi io faccio un appello a tutti i tifosi della Juve, oggi si continua a tifare Juventus, perché non arrivare in Champions sarebbe un disastro. Io per primo non sono soddisfatto dell'operato della guida tecnica, penso che nemmeno Pirlo sia soddisfatto del suo operato fino adesso, penso che nemmeno Agnelli, Nedved, Paratici, chi per loro, Cherubini, però bisogna fare di necessità virtù e bisogna concludere bene una stagione, con degli obiettivi ben chiari. La Juventus, la Champions League, la deve giocare. Ora credo che inizi un campionato veramente in cui la Juve deve pensare alla Juventus e deve pensare ad essere una squadra. Perché in quest'ultimo periodo, post-eliminazione dalla Champions, siamo stati poco squadra e tanto gruppetto, teppistelli. Quei teppistelli ora vanno riportati all'oratorio e devono giocare a calcio perché si divertono all'oratorio. Stasera abbiamo visto una partita strana, una partita ricca di occasioni da una parte e dall'altra, una partita che però ha vinto la Juventus. E quando vince la Juventus sono sempre contento. E ora vado a mangiarmi la pizza, probabilmente è arrivata.